Questa edizione straordinaria del telegiornale si apre per una notizia che già sta facendo il giro del mondo. È morto il Papa Paolo Giovanni Paolo I. Venerdì 29 settembre 1978. In un attimo la notizia fa il giro del mondo. Incredulità, meraviglia, sgomento. E adesso è lì sul suo letto, vestito, ma sembra che stia riposando una piccola siesta, così insomma. E manca a respirare, se no veramente è una cosa struggente. Insomma, niente, il Signore ci fa vedere che si serve di noi, ma non ne ha bisogno, insomma, ecco, quando vuole presidere, ma certo che è un grosso colpo. Mani pietose lo rivestono con gli abiti pontificali di color rosso, la mitra bianca sul capo. Lo compongono su quello che chiamano il letto dell'addio. In alto, un crocifisso di legno scuro. A pochi passi, quell'altare maggiore, dove non ha fatto in tempo a celebrare una sola messa, neanche il tempo del testamento. Ma non lascia beni materiali, non ne ha mai posseduti. Un cardinale mormora all'epitaffio che fu di Leone XI, papa per 17 giorni. Magis ostentus quam datus, più mostrato che dato. A migliaia arrivano sotto un cielo incerto, improvvisamente autunnale. I preparativi quasi svogliati della cerimonia funebre. Qualcuno consulta gli annali. I papi, che da San Pietro a Giovanni Paolo I non superano un anno di pontificato, sono 28. Quelli che non superano il mese sono 12. La fugace apparizione di Giovanni Paolo I non è un'eccezione nella bimillenaria storia della Chiesa. Sul funerale, un tempo cupo, plumbeo, poi una pioggia insistente, a tratti martellante. Albino Luciani ora è in quella cassa di legno chiaro, senza ornamenti, bagnata dalla pioggia. Ma non è ancora finita. L'Italia di questi anni è sepolta da una coltre pesante di minacce, sospetti, complotti, trame, che si insinua ovunque, in maniera indiscriminata, come una patologia inarrestabile. E qualcosa, nella versione ufficiale di quella notte, non convince. Dettagli, imprecisioni, errori, che oggi tutto al più imputeremmo a ingenuità, approssimazione, di chi gestì l'emergenza di quella notte, ma che in quel clima cupo e sospettoso si dilatano, assumono forma di fantasmi calunniosi che nulla hanno di reale, ma moltiplicano dubbi, generano sospetti che solo un mese prima erano impensabili. Primo, a scoprire il Papa morto non fu, come si disse, il secondo segretario McGee, ma la fedele Suor Vincenza. Si pensò non fosse conveniente dire che una suora, una donna, era entrata nella stanza del Papa. Secondo, il Papa non leggeva il nobile e celebrato testo medioevale Imitazione di Cristo, ma sue vecchie omelie. Si pensò più edificante mettergli in mano quell'antico libro di devozioni. Terzo, la causa della morte, con molta probabilità, non fu infarto al miocardio, che lascia visibili segni di sofferenza, ma embolia polmonare, che provoca una morte istantanea, quasi indolore. Embolia, come nel viaggio in Brasile del 1975. Imprecisioni, omissioni, probabili errori, ai quali segue la discussa decisione del Collegio dei Cardinali di non autorizzare l'autopsia dell'illustre defunto. In quell'Italia schiacciata dalla cultura del sospetto, qualcuno parla prima sommessamente, poi con clamore, di complotto. Una cospirazione, si dice, tramata all'ombra dei sacri palazzi,
dagli antichi nemici, certi che, questa volta, la partita l'avrebbero persa loro. Una cospirazione, si dice, sostenuta da una misteriosa loggia massonica annidata in Vaticano. Congetture, ipotesi, scenari, ma non una prova, una testimonianza, un riscontro. E nessuno storico, a tutt'oggi, ha preso sul serio questa sorta di tardo racconto gotico. La verità è che Giovanni Paolo, il primo, se n'è andato. Se n'è andato lasciando sgomento in tutti. Se n'è andato in punta di piedi, come era venuto, in una notte di inizio autunno. Se n'è andato da solo e nessuno ha potuto farci nulla. Se n'è andato come tanti, all'improvviso, senza una ragione. Se n'è andato come accade ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, dal principio e per sempre. Questo è il vero, unico mistero della morte di Giovanni Paolo il primo, la morte stessa. Quel nulla che arriva come un ladro di notte e per un attimo un'ombra fredda sembra oscurare il mondo e le cose. Un attimo, solo uno spaventoso attimo prima dell'incontro, dell'abbandono eterno tra le braccia del Padre. Aveva scritto: ti chiedo una grazia, Signore. Vorrei che tu mi fossi vicino nell'ora in cui chiuderò gli occhi alla terra. Vorrei che tu tenessi la mia mano nella tua, come fa la mamma con il suo bambino nell'ora del pericolo. Grazie, Signore mio. A noi piace pensare che così fu. Che così se ne andò Albino Luciani, Giovanni Paolo il primo. Per 33 giorni sul soglio di Pietro, per sempre nel cuore del Padre.